qua, finalmente è arrivato il momento. Ciao Lala. Sì, ciao. Benvenuta all'Arce, benvenuta a questo evento organizzato da Stop Crew, Vespisti Accesi e 50 all'ora, e nonché anche dal Caffè Bistro che ci ospita, mi sembra giustamente ricordarlo, e anche da Radio Band 80. Personaggio importante, personaggio poliedrico, raccontaci un po' la tua storia. È un po' una missione questa oramai per quanto mi riguarda, nasce tutto da una grande passione per questa musica principalmente, poi mi sono appassionata successivamente al ballo e girando un po' tutta l'Italia diversi festival mi sono accorta che su Roma non c'era nulla. Un bel gioco è iniziato con degli amici in un piccolo localino, la cosa è talmente tanto, ha avuto un eco molto importante, tutti i giornali si sono interessati e quindi ho iniziato questa attività divulgativa, culturale, ma anche insomma di divertimento. Tanti eventi, perché tu organizzi anche eventi di questo genere, no? Quindi sì, praticamente artista ti possiamo definire a tutto tondo. Sì. Ma la cosa più importante per te cos'è, il ballo o la musica? Principalmente la musica, quello che io faccio sono per l'organizzazione di serate eventi dedicate all'America degli anni 40 e 50. Cioè tu scegli le musiche facendo delle ricerche particolari? Sì, sì. Niente a caso? No, non mai a caso, non mi hanno mai preparato nulla prima, a seconda della situazione, del posto, della gente che c'è, improvviso a seconda del periodo che c'è. E anche dall'abbigliamento mi sembra che sia anche molto ricercato, anche la camicia che ti riporta effettivamente le cose vissute nei mitici anni 50, 60, che hanno un altro vissuto per noi. Assolutamente, giovani. Lavoro in discoteche, discoteche che sono state anche il clou a Roma, sono la storia, no? Sì. Il ciclo, quella più principalmente importante. Beh, effettivamente una delle più importanti insieme al Piper degli anni importanti della dolce vita e della bella vita di Roma. Fai anche radio. Sì, è un programma da me ideato e condotto, oramai sono al terzo anno. Scusate se è poco. Sì, al terzo anno è dedicato esclusivamente all'America degli anni 50, quindi non è soltanto musica, io ogni tanto parlo, chiacchiero, racconto, faccio degli speciali su degli artisti, quindi musica, artisti e curiosità dell'epoca. Innanzitutto devi fare un saluto alla nostra radio, abbiamo la Radio Band ad Arce, si chiama Radio Band 80, adesso ci vuole un jingle proprio quello professionale, no? Quindi un bacione, un saluto a tutti gli amici di Radio Band 80. Poi, se non sbaglio, ti dedichi anche al burlesco, quantomeno a quello che è il mondo, no? La burlesca che sta avendo effettivamente un boom incredibile in questo periodo. Cosa vuoi dare come messaggio alla gente? Beh, anche il burlesco è un'arte attinente a tutto questo mondo. Come se si dovesse mettere soltanto un filtrino bianco e nero, potremmo essere veramente catapultati in quelle atmosfere che noi non abbiamo vissuto. Questa passione per lo swing, la rock and roll, cosa è nata? 20 anni fa, senza un motivo particolare. Principalmente penso Elvis. Sei stato in America? No. Cioè, è strano praticamente, cioè, stai parlando con uno che ha vissuto Los Angeles a Miami, quindi di conseguenza parlare praticamente, ecco, infatti, mi sto organizzando. Perfetto, allora facciamo un brindisi e ringraziamo praticamente il caffè bistro che ci ha ospitato. Grazie.